Assessore Liris, un altro appuntamento importante sotto l'aspetto sportivo, ma soprattutto va a rimarcare questo evento la sinergia tra la Regione e la Lega Nazionale Dilettanti. Sì, una sinergia molto forte, Lega Nazionale Dilettanti è ormai vicina non soltanto politicamente e amministrativamente alla guida dello sport nella Regione Abruzzo, ma ormai c'è un afflato anche umano che guida le scelte, guida i percorsi calcistici della nostra regione. Questa della beach soccer è una bellissima realtà, mancava da Pescara da tanto tempo, è un ulteriore esempio di grande evento. La Regione Abruzzo si sta caratterizzando ormai in questo governo Marsilio, da quando ho l'onore di ricoprire l'assessorato che ha proprio la disciplina dell'impiantistica sportiva e quella degli eventi sportivi nel proprio core business, come regione, come marina dei grandi eventi. Con Flavio Antonacci, responsabile Beach Soccer LND Abruzzo, per un evento che partirà il 2 giugno, terminerà il 5. Sì, il beach soccer è appunto una disciplina calcistica un po' sui generis, proprio perché il calcio rappresenta un po' il calcio spettacolare e comunque permette anche afflusso di tanto pubblico, anche dei semplici passanti. E quindi effettivamente è un ottimo lo sviluppo dell'attività del beach soccer è un ottimo connubio proprio per lo sviluppo del turismo. Dottoressa, la location è fantastica, alle nostre spalle la nave di Cascella proprio nel cuore pulsante della costa adriatica, con la struttura che pian piano sempre alle nostre spalle si va componendo. Sì, abbiamo lavorato sì, alla cremente e siamo contentissimi di essere riusciti ad ottenere questa location, perché ci sembrava appunto di poter usufruire di questo simbolo non solo della città di Pescara ma anche dell'Abruzzo, soprattutto a livello costiero. Iniziamo con una fantastica premiazione, assegneremo subito il titolo della Supercoppa di Lega Beach Soccer, che verrà conteso dal Pisa Beach Soccer, che è campione d'Italia del 2021, e il Catania Beach Soccer, vincitore della Coppa Italia sempre 2021. E poi a seguire il 3, il 4 e il 5 giugno avremo le partite della prima tappa del campionato di Serie A 2022. Ci tengo però a nominare la squadra di casa, che è la Vastese Beach Soccer, che in realtà è l'unica realtà che porta i colori dell'Abruzzo per quanto riguarda l'attività del beach soccer in Italia.